Buonasera, siamo a Pesaro all'Alexander Museum e siamo in compagnia del giornalista e scrittore molto noto, a dire la verità, in regione e anche in tutta Italia, Giancarlo Trapanese, che ha scritto molti libri, 8 per la precisione, l'ultimo dei quali si chiama La scelta giusta, e ci presenta un personaggio curioso che noi abbiamo pregustato, per così dire, in anteprima in un corto. Il personaggio, il bancario sfigato, come si suol dire, è molto verosimile nel corto che abbiamo visto, però secondo lei è colpa, tra virgolette, di Sauro Rocchi, o è la nostra società così impoverita di ideali etici e umanistici a permettere che accadano simili cose a un individuo? Beh, chiaramente Sauro Rocchi è un po' in parte, un po' tutti noi, rappresenta un po' la parte di noi che non è riuscita a realizzarsi, o comunque che ha trovato nella sua vita l'ostacolo non dovuto alla propria incapacità, ma dovuto o a fattori esterni, la sfortuna, le protezioni di altri, o semplicemente a scelte sbagliate. Ecco perché la giusta scelta che fa Sauro Rocchi nella sua vita è quella di cominciare a riappropriarsi della sua vita e delle decisioni che riguardano la sua vita, cioè non attende più che il destino segni il suo cammino, ma vuole essere lui a impostare le scelte che daranno poi il futuro della sua esistenza. Ecco, questo è il senso della storia di Sauro Rocchi, che poi si misura con un'altra scelta, giusta o non giusta, lo si saprà dopo durante il libro, e cioè quello di compiere un atto contro la sua etica. Lui è stato un bancario onesto, integerrimo per tutta la vita, e alla fine, per uscire da questo giro, progetta una maxi truffa ai danni della sua banca. Secondo lei è un modello vincente? Questo Sauro è convinto di sì. Evidentemente qualche cosa non andrà nel verso giusto, perché è chiaro che, anzi, il messaggio che arriva a Sauro Rocchi forte e chiaro è che il problema non è la società che ha perso di vista l'etica, ma è recuperare il senso dell'etica. E cioè non si può superare il problema cedendo alle stesse regole della società, regole negative. Grazie.